L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime sta mettendo in difficoltà le imprese. Il tema è stato oggetto di un dibattito a Taranto organizzato dalla Confindustria e dall'Ancia Locali con la collaborazione di Ria Grant Thornton. Spiega a Giovanni Palasciano di Ria Grant Thornton. Sì, in effetti è un periodo nel quale stiamo assistendo a un aumento sia del costo delle materie prime sia a livello di costi energetici per quanto riguarda le imprese. E, tra l'altro, anche in quest'ultimo periodo c'è anche una difficoltà nell'approvvigionamento di alcune materie prime, ma anche di altri materiali che stanno mettendo in crisi una serie di aziende che non riescono a rispettare i tempi di consegna. La difficoltà si sente molto per le aziende che non possono ribaltare gli aumenti sui prezzi dei prodotti, continua Palasciano. Questo chiaramente riguarda essenzialmente quelle imprese che operano in un mercato in cui c'è molta concorrenza, per cui non è facile aumentare i prezzi, oppure quei mercati dove ci sono già dei prezzi che sono già abbastanza alti. Diverso è il discorso invece per quelle imprese che operano quasi in una situazione di monopolio, per cui per loro questo incremento potrà essere ribaltato sui prezzi. In ogni caso, quello che stiamo assistendo è sicuramente un aumento dell'inflazione, per cui il focus anche di questa giornata è quello di capire se le aziende possono già intraprendere una serie di mettere in campo, diciamo, una serie di provvedimenti, specialmente per quanto riguarda il contenimento dei costi, che possono un domani portarle ad essere, continuare ad essere concorrenziali sul mercato. La questione è particolarmente sentita in una realtà industriale come quella di Taranto. Spiega Pietro Vito Chirulli, il rappresentante legale della locale Confindustria. È un problema serio perché le materie prime purtroppo stanno salendo e stanno sballando molti business plan di molte aziende, specialmente le aziende energivore, e noi in provincia di Taranto, nella nostra bella Confindustria, abbiamo molte aziende energivore. Per questo incontro significa mettersi intorno a un tavolo e scambiare pensieri, opinioni e trovare delle risoluzioni che possano migliorare l'efficientamento energetico anche delle nostre imprese per migliorare e consumare sempre meno materie prime e avere più possibilità in futuro di risparmiare. Il tema è inoltre altamente problematico nel comparto dell'edilizia, in particolare in relazione agli appalti e alla possibilità che i costi possano rendere gli appalti stessi non più remunerativi. Spiega Fabio De Bartolomeo, presidente dell'ANCE Taranto. Abbiamo due problematiche, uno sugli appalti attuali dove abbiamo carenza di materiali e questi aumenti ci mettono nelle condizioni di dover spendere anche più del previsto perché questi aumenti non erano previsti, ma soprattutto siamo preoccupati per gli appalti futuri dove facendo dei progetti con i prezziari al 2019-2020 non adeguati agli aumenti che ci sono attualmente in corso, abbiamo questa paura che poi gli appalti non potrebbero non essere non remunerativi e quindi rischiare di fare delle progettazioni sbagliate in termini economici e non poter utilizzare al meglio i fondi che stanno arrivando sul nostro territorio.